tantissima perché alla fine è il mio primo gol in Lega Pro e lo vorrei dedicare soprattutto a delle persone che sono il mio amico Simone, la mia famiglia, la mia ragazza, ai miei compagni di squadra, perché abbiamo sofferto sto mese e mezzo che non riuscivamo a portare un risultato a casa positivo nonostante mettavamo l'impegno in tutte le partite senza mai tirare via la gamba. E lo dedico ai ragazzi che stanno in panchina, soffrono e stanno sempre fuori, perché con quelli si vince le partite. Quei ragazzi che stanno fuori, guardano e aspettano il loro momento. Il giocatore di categoria ha giocato categoria. No, cioè. Sì, no, abbiamo lavorato bene. Poi quando c'è i giocatori così che sono. Sì, giocatori di categoria, ha giocato in categorie superiori. Già lo conoscevo da piccolo perché giocavo lì nel settore giovanile dove giocava lui in prima squadra, quindi me lo ricordavo. Però ti ho detto, l'importante è che siamo riusciti a portare un risultato a casa positivo, che ci serviva per dare morale, ed è un piccolo mattoncino. Lo sappiamo anche noi che non abbiamo fatto benissimo in quest'ultimo periodo, quindi siamo con la testa bassa. E quando cambi allenatore non è bello, non è bello per tutti, vuol dire che è una sconfitta per tutti, sia per noi giocatori che per l'allenatore. Quindi qui siamo già a due purtroppo quest'anno. Vuol dire che qualcosa non stava funzionando, certo. Quindi una sconfitta un po' per tutti. Con Mister Petrone abbiamo passato 3-4 giorni tranquilli, cioè non è stato a pressarci tantissimo, ci ha detto un po' cosa voleva. Cosa l'ha chiesto per la partita? No, cose semplici, di giocare, cose semplici, basta. Non è stato 3-4 giorni a dire facciamo o non facciamo, ci ha detto quello che pensava, quello che voleva fare e ci abbiamo provato. Poi lo sappiamo anche noi che dobbiamo fare meglio, quindi non male. Non ti saprei rispondere, perché come ti ho detto prima, noi andiamo in campo e non togliamo mai via la gamba. E quando poi non ti vengono i risultati non è facile, quindi può darsi una questione di testa, non lo so, però speriamo. Andremo col coltello tra i denti e cercheremo di portare a casa il risultato anche domenica.